Abbiamo questo bellissimo filetto di spigola e andremo a impanarlo con del pane secco, del pistacchio tritato e della nocciola tritata. Ne facciamo due porzioni, poi prendiamo un pochino d'olio, mettiamo un pochino sopra, massaggiamo. Lo andiamo a mettere sopra il nostro pesce, cercando di spingere un pochino in modo tale che si possa attaccare. E andiamo a mettere i nostri filetti sopra questa teglietta, dove metteremo sul fondo un pochino di olio. Non vi preoccupate anche se non aderisce subito immediatamente, ma un pochino tanto si è attaccato, il resto lo mettete, lo riappoggiate sopra. Passiamo l'olio sopra e mettiamo il sale. Ora andiamo in forno e inforniamo, considerate circa 200 gradi per 15 minuti al massimo, ma forse anche meno. Comunque controlleremo lateralmente lo stato della cottura del pesce. Il pesce non deve cuocere troppo. Prepariamo un'insalatina di pomodori che servirà da accompagnamento ai nostri filetti di spigola. Scondiamo con un pochino d'olio i nostri pomodori e mettiamo una bella foglia di basilico. È proprio semplice, un pochino di sale e basta. E possiamo andare a prendere la spigola. Ecco qua. Ah, veramente bello, il profumo è favoloso. A questo punto non ci resta che andare a piattare. Andiamo a mettere anche il condimento, qui il contorno, quindi ho i pomodori e anche un po' di rucola. Vedete, la metto proprio all'ultimo momento, che altrimenti se no si rischia di lessarsi e si brucia praticamente, no? Stando a contatto con la parte acida e con l'olio. E questa è la nostra spigola in crosta. Buon appetito!